Diciamo che il welfare sta rivivendo un periodo di rinascita sostanzialmente, ci sono interventi importanti a sostegno dei redditi bassi, a sostegno di contrasto alla povertà, appunto il reddito di cittadinanza, ma anche quota 100 perché sostanzialmente va ad aiutare persone che magari erano più stanche a fine carriera e hanno uno strumento di flessibilità in più per l'uscita. E poi c'è un fattore importante, a mio parere, che è la stabilizzazione del mercato del lavoro, quindi maggiori flussi di entrata contributivi dovuti appunto a un numero di lavoratori in entrata più ampio e una trasformazione molto forte, molto ampia di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, ormai incontrovertibile, insomma una tendenza che si è affermata, un tasso di disoccupazione più basso dal 2012 al 9,9, un tasso di occupazione al 59 con 23 milioni oltre di lavoratori che non si registrava dal 1977, insomma. Ci sono dei segnali di ripresa, ci sono anche delle questioni di debolezza storiche, soprattutto eredità un po' della grande recessione, della recessione che è iniziata nel 2018, scusa, nel 2008 e poi si è ripetuta nel 2012, cioè una stagnazione dei salari, un aumento delle disuguaglianze, una caduta della quota di salario sul PIL. Ecco, tutti questi fattori sono fattori di debolezza che indeboliscono, a mio parere, la domanda aggregata e quindi indeboliscono la possibilità dei consumi di espandersi come dovrebbe. Quindi ci sono fattori di debolezza dovuti alla crisi che ci portiamo, spero, alle spalle, fattori di ripresa dovuti a stabilizzazione del mercato del lavoro e riduzione della povertà, possibilmente valutabili nei prossimi mesi soprattutto. Una flat tax, che ripercussioni potrebbe avere su questo sistema? La flat tax, come diceva il Ministro, bisogna vedere dove si colloca. Se è una flat tax che riduce appunto il peso fiscale per le classi medie, si colloca in una dimensione positiva di espansione dei consumi.